Passaggio ulteriore, pensando anche a quello che devo fare domani perché ho un ulteriore impegno, c'è un convegno in onore di Stefano Rodotà e io dovrei parlare del rapporto tra dignità e pensiero di Stefano. E questo quindi mi permette di fare un inciso anche e un collegamento con l'idea del passaggio dall'homo equalis a quello che Rodotà ha chiamato l'homo dignus o dignus. Poi ci sono, diciamo, i piatti forti, questi sono un po' gli antipasti, piatti forti nel senso che connettono tutto i problemi di fondo, e cioè qual è l'origine e gli sbocchi possibili di questo nesso di cui vi ho parlato tra logos e polemos. Cioè, è possibile passare da un'idea di logos, di ragione, se vogliamo usare questa terminologia, all'idea di una ragione che è disarmata, cioè che si toglie questa sorta di armatura che l'ha sempre, dalla tradizione nostra, diciamo quella che ha origine in Grecia. Quindi vedere un tipo di ragione che con una specie di esperimento mentale, qualora le macchine fornissero agli uomini ta anankaia, per dirla in termini aristotelici, le cose necessarie, non avrebbe più bisogno di opprimere gli altri, di tenerli a distanza. C'è un testo di Senofonte che è straordinario. Ad Atene la proporzione tra liberi e schiavi è che gli schiavi sono 4 volte maggiori dei cittadini in quanto a numero. Quindi Senofonte definisce il cittadino quello che sta sempre in guardia assieme ai suoi simili contro gli schiavi, per non essere sopraffatti. E quindi come si pone questo problema di una razionalità, di un logos che è basato non soltanto sulla guerra verso nemici esterni, ma anche con una sorta di, diciamo, di vigilanza continua, guardinga di vado e retro nei confronti di possibili nemici interni alla stessa. Anticipando la soluzione, quello che cercherò di mostrarvi è come la giustificazione della schiavitù che è stata data da Aristotele in poi abbozzata anche prima, ma continuata per lunghissimo tempo, è che l'uomo libero è l'uomo che riesce a raggiungere dei fini più alti, che riesce a portare a compimento le sue possibilità. Mentre lo schiavo è colui che non vince la sua animalità. Quindi un aspetto che ritorna anche in Hegel, per quanto molto trasfigurato, cioè l'uomo libero è quello che vince la sua animalità e quindi è degno di essere libero perché ha affrontato la morte. Lo schiavo, come abbiamo detto altre volte, è invece per la sua viltà colui che preferisce conservare la vita piuttosto che morire combattendo da uomo libero. Quindi c'è un nesso tra la perfezione umana, che è vittoria sull'animalità, mentre invece l'imperfezione umana, quella del servo, che è in grado di non è in grado di vincere l'animalità e quindi resta a questo livello intermedio tra corpo e anima, tra cosa e persona. Allora, la parte finale sarà dedicata invece ai rapporti che le nuove situazioni tecnico-sociali porteranno sulla gestione del proprio tempo, cioè quello che Blumenberg ha chiamato il tempo della vita. Oppure, seguendo un titolo di un bellissimo saggio di Jean Stravinsky,
l'ordine del giorno, cioè come noi distribuiamo i compiti nella vita quotidiana. E soprattutto qual è la nuova articolazione delle tre dimensioni del tempo, passato, presente e futuro. Come si anticipa qualcosa? Come rispetto alle società tradizionali il passato ha un grande peso, mentre il presente, per così dire, vive attraverso gli insegnamenti del passato, per cui la storia è davvero magistra vitae, e la situazione attuale in cui si vive in un presente continuo. Stamattina abbiamo discusso, ma si è citato, non so, Foucault, Auger, si vive in una dimensione di simultaneità, che è il contrario di quello che dicevano i filosofi da Seneca fino a Pascal e oltre. Cioè che noi non viviamo mai nel presente, perché siamo sempre preoccupati del futuro. Invece noi viviamo nel presente, con un altro elemento che ne sarà del futuro. Il futuro attualmente è bloccato per il fatto dell'incertezza e della paura. Cioè, quando c'era il progresso, il futuro era considerato aperto. Oggi, ma dipende dai posti, anche dai continenti, il futuro per, diciamo, popoli un po' in decadenza, che non vedono come è l'Europa, che non vedono in positivo i loro sviluppi, il futuro fa paura, si è rovesciato la clessidra, mentre invece ci sono popoli come i cinesi, in parte gli indiani, che finché dura la loro crescita e non hanno dei traumi, vedono il futuro con maggiore apertura rispetto a noi. Quindi ritorna il problema della paura. Ritorna il problema della paura, che non è più quella paura, o non è nei nostre latitudini, dove non ci sono per ora in Europa, speriamo che non ce ne siano, delle guerre in atto. È la paura, per così dire, che colpisce il tempo della vita degli individui che vivono in situazioni di precarietà, di mancanza di lavoro e così via. E la coda ultima di questo discorso sarà legata a cosa fare dell'enorme quantità di tempo libero, ma soprattutto non solo cosa fare, ma come si connettono fra loro queste tre dimensioni del tempo che rischiano da noi di essere scollegate. Perché se uno guarda soprattutto le nuove generazioni, era un'osservazione che ha fatto Hobsbawm, per la prima volta nella storia le giovani generazioni, soprattutto, ma tutti, stanno perdendo il contatto con il passato. Per cui, dice lui, il compito dello storico è attualmente molto più importante. Quindi abbiamo uno scollamento delle dimensioni del tempo. E allora si tratta di vedere cosa si può fare e in che modo il maggior tempo reso disponibile dalle nuove tecnologie, che abbasseranno certamente, a parte i disoccupati, la quantità di tempo di lavoro, cosa fare di questo tempo libero, se possibile utilizzarlo per evitare, come diceva il marito di Annare, Günther Andert, il primo marito, se possibile evitare questo carattere antiquato dell'uomo. Cioè, i progressi tecnologici sono così veloci che l'uomo antiquato non riesce a tenere il passo. E quindi vedere se è possibile, sempre come esperimento mentale e non come profezia, nella modalità del condizionale, se allora, se si verificasse una certa disponibilità di tempo libero, ne avete per chi, quanto, chi lo manovra, se fosse possibile utilizzare
questo tempo libero per colmare il gap che c'è tra la velocità delle tecnologie, almeno in parte, e il carattere antiquato dell'uomo. Va bene, questa è un po' la panoramica, perché la mappa, perché voi vi orientaste. Ora, come annunciato, vorrei colmare in maniera come antipasto, diciamo, o come continuazione di quello che è stato detto l'ultima volta, un aspetto che è rimasto, diciamo, liminare, cioè era stato annunciato ma poi non è stato elaborato compiutamente. Noi viviamo in un'epoca che è stata definita di capitalismo algoritmico. Non c'è definizione probabilmente più precisa. Capitalismo algoritmico vuol dire che c'è un'alleanza fortissima tra capitalismo e conoscenza, e che è soprattutto la conoscenza di tipo tecnico, scientifico, quella che muove l'economia. Come si è detto, non è più il carbone o il petrolio, ma sono le informazioni, i dati e l'elaborazione attraverso i big data che portano a uno sviluppo. Rispetto al general intellect di cui parla Marx, e cioè a questo intelletto collettivo, noi abbiamo una differenza. Marx pensava, come peraltro Gramsci poi ha elaborato a modo suo questo problema, che si formasse una specie di senso comune, ma anche di conoscenza messa in comune, che avrebbe portato a uno sviluppo nella società, e avrebbe aiutato, nell'idea di Marx, anche il passaggio oltre il capitalismo. Quello che è oggi invece chiaro è che il logos collettivo, quello che è rappresentato da queste forme di intelligenza artificiale che si annidano dentro dispositivi vari, controllati da persone o da gruppi o da stati o da apparati militari, tecnici, quello che è evidente è che c'è stata, e probabilmente, se non si trovano degli antidoti, ci sarà una espropriazione. C'è stata un'espropriazione del logos individuale. Cioè, il logos individuale è molto più debole rispetto a questo conglomerato di conoscenze. Qual è il problema della democrazia? La democrazia funziona da Atene in poi, lasciamo perdere il numero dei partecipanti, chi c'è, chi non c'è, ma funziona attraverso un discorso pubblico, un confronto di posizioni, di idee, di interessi, di pregiudizi che si svolgono comunque in pubblico, nell'ecclesia, nell'assemblea, nel Parlamento. C'è l'idea di una certa trasparenza, che non sarà mai assoluta ovviamente, e di pubblicità. Il logos che si incarna in algoritmi spesso segreti, che possono essere modificati soltanto da chi interviene e che non sono suscettibili di un cambiamento in corso d'opera per effetto di una condivisione, di un dialogo collettivo, possono certo essere cambiati, ma cambiati sulla base di chi decide di cambiarli, senza consultare nessuno se non i tecnici. Questo cosa porterà? Porterà direttamente al ritorno dei poteri occulti. È un grande tema, peraltro in Italia, bobbiano, ma non solo. Cioè, quando c'era Bobbio, i poteri occulti erano la P2, sostanzialmente. Poi ora c'è questi fantasmatici poteri forti, nessuno sa che cos'è, che molte volte sono mitologici. Ma esistono dei poteri che
sono sempre esistiti, ma la politica era un'arte segreta nel periodo dell'assolutismo. La grande conquista della democrazia, sempre parziale, è che certe procedure, da quando ci sono stati i protoparlamenti inglesi dal 1720 in poi, che hanno trasformato gli stati generali, che erano soltanto gli stamenti, erano un modo di riunirsi, che so io, dei nobili, degli ecclesiastici e dei borghesi per dare soldi al monarca, quindi non avevano una capacità di discussione, dovevano firmare semplicemente delle capitolazioni. Da quando nascono i parlamenti inglesi, per la prima volta in età moderna, a livello di nazione e non a livello del cantone di Appenzell in Svizzera, che tuttora c'è democrazia diretta, in cui ci sono 6.000 persone che si riuniscono in piazza. Ecco, per la prima volta si discutono in pubblico gli affari generali. Ora, nella democrazia del capitalismo algoritmico, che coincide con le democrazie più o meno perfette esistenti, noi abbiamo un ritorno dei poteri occulti, nel senso che certi poteri di carattere algoritmico, cioè sostanzialmente di tipo informatico e sostanzialmente di tipo logico-matematico, che prima non contavano un accidente pubblicamente, solo erano coltivati dai pitagorici e dalla scuola di Platone, dal liceo, ma erano per la formazione, diciamo, della mente dei filosofi, di quelli che erano appunto chiamati matematici nella scuola di Platone, oppure dei filosofi re nella Repubblica di Platone. Oggi noi il discorso non è più tra lingue naturali, ma è un discorso che si impone attraverso modelli logico-matematici che possono essere discussi tecnicamente soltanto da pochissime persone, anche se sono comandate da gente che non credo che Soros o Bezos di matematica non sappiano niente, ma sono comandati, e quindi il discorso pubblico diventa qualche cosa di inattingibile. E cosa implica questo? Che non essendoci un discorso pubblico sui massimi sistemi, sulle cose che toccano i problemi più importanti dell'esistenza, il lavoro, la qualità della vita, il potere, la ricchezza, il discorso pubblico, questa è una mia impressione che dovrei ancora mettere a fuoco, un po' nebulosa, ma ecco, la mia impressione è che proprio perché le cose più importanti sono trattate in maniera tecnica da poteri che non sono tecnici e che, diciamo, si approfittano, guadagnano attraverso la tecnica, il discorso pubblico tende in termini heideggeriani a diventare chiacchiera. Detto in altri termini, non del, diciamo, di questo santone, il discorso pubblico, mi riferisco per esempio a Carl Michelstetter, la persuasione e la retorica con due T del 1913. Michelstetter distingue, studiando Aristotele appunto, distingue tra la retorica che è appunto un tentativo, diciamo, truffaldino, o comunque di far credere alle persone determinate cose, e invece la persuasione, che ha un carattere di tipo razionale, cioè l'argomentazione. Ecco, non è mai esistita né ad Atene né al Parlamento di Londra un discorso che sia puramente persuasivo, nel senso che usi argomenti verificabili logicamente ed empiricamente. Ci sono sempre stati demagoghi ad Atene, altrove, quindi la retorica con due T ha sempre funzionato. Quindi cosa c'è di diverso?
Di diverso c'è che partecipando tutti attraverso internet, tutti i sistemi di comunicazione, social networks, la possibilità di verificare o di argomentare è sostanzialmente in parte guidata dagli argomenti che sono messi a disposizione. Cioè è difficile oggi avere un tipo di discussione pubblica sui grandi sistemi, sui grandi problemi che non sia già formattata, cioè in certo modo impostata. Succede quello che vi dicevo a proposito di Amazon, e cioè che la scelta che si compie nei grandi numeri dei romanzi più letti è quella che lascia pochissimo spazio alla numericamente alla scelta dei singoli, perché il 99,5% secondo i calcoli è già fatto. Quindi noi abbiamo una sfera pubblica che tende a essere sempre più determinata. Naturalmente non è così catastrofica la cosa, non è che non esistono anticorpi, per cui da un certo punto di vista una cosa però è già accaduta, che se la democrazia è sovversiva, proprio nel senso direi letterale della parola, perché il potere non democratico è sceso sempre dall'alto verso il basso, la democrazia ha cercato, naturalmente senza riuscirci, un potere che sorge dal basso e va verso l'alto. Quello che appunto sta succedendo oggi è che questa tendenza che esiste a livello politico e forte fino a un certo punto tende a essere sovvertita, perché il linguaggio pubblico, quello su cui si basano le scelte delle persone, è quello che passa al convento, cioè quello che viene già prefigurato. Ora il problema è chi decide. Cos'è questo soft power, questo potere? Come si impone la scelta? Qual è la forma del dominio? Beh, Foucault aveva fatto questa cosa che è diventata ormai di senso comune, che rispetto alle grandi e grandi totalitarismi del Novecento, ma rispetto anche al passato, noi abbiamo avuto nel tardo capitalismo, usiamo questo termine, nella democrazia dopo la Seconda Guerra Mondiale in molti paesi, abbiamo avuto non l'imposizione di forme di vita, di norme attraverso la violenza, come era successo ad esempio in Russia o nella Germania nazista, ma attraverso la seduzione. Ricorderete tutti le analisi che Foucault ha fatto, poi si è interrotto, quando ha detto che il potere non è quello degli stati, ma nella microfisica del potere, il potere nasce nelle alcove, in camera da letto, il potere è basato sulla sessualità, oppure nasce nelle scuole, negli ospedali. Quindi è una microfisica in cui il potere si sorge dal basso, e ha sfatato un pregiudizio che da Locke in poi era radicato, cioè del fatto che la quantità di potere è a somma zero. Cioè chi, diciamo come quando si gioca a poker, se io la posta è 100 e io alla fine della partita ne prendo 70, al mio avversario il mio avversario resta 30, e quindi 70 più 30 fa 100, oppure 70 meno 30, insomma ci sono giochi a somma zero in cui no, il potere è, come aveva però già capito in parte Hobbes, è crescens eundo, cresce mentre cammina, e quindi c'è una concezione del potere che è quello che non ha né vincitori né vinti, ma una continua tensione e negoziazione. Ecco, quindi c'è stato il problema della seduzione. Oggi c'è un problema di consenso legato alla
diciamo, al fatto che si discute su argomenti preconfezionati. Cioè, non è che la cosa, siamo sempre nell'esperimento mentale, non è che le cose succedano così, ma se passassero queste linee, il rischio appunto è questo. Quindi chi è che detiene il soft power, il potere che non si impone con la violenza, il potere del linguaggio? O in altri termini, come fa un linguaggio, attraverso un linguaggio formalizzato, logico, matematico, sostanzialmente informatico, incomprensibile per la maggioranza, a determinarsi una sfera pubblica in cui la discussione avviene su qualche cosa che è già stato deciso a priori e che lascia un margine di decisione minimo ai cittadini? Grande tema con cui comincio invece la parte, come che non avete ancora sentito, questo problema della schiavitù, che ho preso come pietra di paragone per altre questioni anche attuali, perché la schiavitù nel senso greco di Aristotele non esiste più, ma qual è il senso della scelta? Il senso della scelta è vedere questi grandi passaggi che ci sono stati in vista dell'emancipazione da queste forme violente, asimmetriche di potere esemplate dalla schiavitù, diciamo dall'origine fino a tempi recenti. Allora, Louis Dumont, questo antropologo e storico francese, che ha scritto anche un libro sull'individualismo, ha scritto, in Italia pubblicati a Delphi, questi due grandi libri, discutibili ma interessanti. C'è L'Homo Hierarchicus, che parte dalle caste in India, per vedere come la società di caste o di ordini, già stabiliti su base naturale, ed è interessante che questo lui non ne parla, ma vale anche che la schiavitù naturale di Aristotele, o insomma comunque come è stata intesa, è un'opacizzazione, una naturalizzazione di rapporti sociali, è una gerarchia che viene attribuita alla natura. In realtà vi ho mostrato che in Aristotele non è così. Comunque la recensione di Aristotele è stata questa: esistono schiavi di natura, e in realtà è molto più semplice dire che esiste una struttura sociale di tipo gerarchico che stabilisce che alcuni devono servire e altri comandare. Ma il problema che si pone Dumont, e si pone in una posizione su cui credo di sentire, malgrado l'interessante diagnosi che fa Dumont, è quella per cui col passaggio dall'homo hierarchicus all'homo equalis, passaggio lunghissimo che mostra come il cristianesimo ha parlato di eguaglianza degli uomini davanti a Dio, ma non nella società. San Paolo consiglia agli schiavi di rigar dritto, per esempio, e di obbedire ai padroni. Agostino, aggiungo, sosteneva che alcuni uomini sono schiavi a colpa del peccato. Non si capisce perché chi è libero non ha peccato, visto che c'è il peccato originale, e chi invece è schiavo ha peccato. Ma il punto è che quando si arriva alle attuali democrazie, in cui l'uguaglianza è garantita perlomeno in termini politici, poi un'altra cosa, nelle generazioni dei diritti, sempre con Bobbio, come si hanno altre forme di uguaglianza, di tipo giuridico, per esempio nel campo dell'istruzione, della medicina, eccetera. Ma come si è passati all'eguaglianza, all'homo equalis? Ecco, qua c'è quello che non mi convince, è che c'è una scelta di campo che a noi ripugna un po', ma è anche argomentata. Tutto sommato sono meglio le società gerarchiche, perché nelle società gerarchiche esiste il legame sociale. L'homo equalis è un atomo
è una società di atomi in cui i legami sociali non esistono. Quindi una critica contro la democrazia e la modernità, che è utile perché fa vedere degli aspetti che altrimenti in tutta questa esaltazione che c'è di tipo ideologico della democrazia, la bellezza, la trasparenza, no, dice lui, in realtà le società gerarchiche che a noi diciamo fanno effetto, non ci vorrebbe, uno vorrebbe vivere in India se è bramino, ma se è un paria naturalmente non gli conviene. E allora le società gerarchiche, ci fu un dibattito tra lui e Rawls, tra l'altro abbastanza interessante, però il punto allora è come tutte le cose che sono state affrontate dai filosofi più recenti della scuola di Francoforte, soprattutto da Habermas oppure da Charles Taylor, i cosiddetti comunitaristi, come far sì che la democrazia non sia questa frantumazione della società in cui si allentano, scompaiono tutti i rapporti sociali. Per questo io credo problemi che si dibattono in questi ultimi decenni, ma anche in questi ultimi anni, come quello cui Stefano Rodotà è uno degli esponenti, ce ne sono tanti, come quello della dignità umana, sia diventato essenziale per stabilire dei legami, diciamo, di massima estensione, cioè che si rispetta l'uomo in quanto uomo e quindi indipendentemente, per esempio, dal diritto di cittadinanza, che a molti sembra un residuo da cancellare. Cioè la cittadinanza è una forma di esclusione che in un mondo globale non dovrebbe esistere, e quindi questo significa anche che separare i cittadini dagli stranieri, per esempio, non sta bene. Il punto però è che, se faccio una breve storia, anche qua zippata, del concetto di dignità, serve a capire alcune questioni. Dignitas o dignitas, come volete pronunciare, in latino, era legato alla carica pubblica, a una dignità di carica. C'è un libro del V secolo, fine IV secolo, inizio V, che si chiama Notitia Dignitatum, in cui sono esposti tutte le cariche dell'impero romano, a partire dall'imperatore, dai consoli, giù, i tribuni, i decemviri dei consigli comunali, eccetera, eccetera. Quindi la dignità inizialmente era qualche cosa non legata all'uomo in quanto tale, ma alla carica che ricopriva. Nelle trasformazioni che salto, arrivando a Hobbes, c'è questa identificazione di dignità e prezzo, cioè tutti gli uomini hanno un prezzo, e quindi la dignità è una specie di foglia di fico, di copertura che si ha per attribuire importanza a qualcuno, un dignitario ecclesiastico, eccetera, eccetera, però gli uomini in questa società sono tutti acquisibili. È stato Kant, come molti di voi ricorderanno, che ha difeso questa separazione tra dignità e prezzo. Cioè l'essere umano in quanto tale non ha dignità, l'umanità non ha dignità. Per cui, non so, ci sono state anche delle critiche a Kant, abbastanza. C'è un libretto di un filosofo politico americano che è uscito nell'edizione Codice di Torino, intitolato Dignità. C'è George Kateb, che è un siriano che insegna a Princeton, che appunto attacca Kant perché dice, ma tutti e due l'attaccano. Dice, Kant non parla del singolo, parla dell'umanità, è l'umanità che ha una dignità. In realtà il povero Kant aveva, c'è un episodio molto simpatico,
che dice Kant era gravemente ammalato poco prima di morire, era ancora lucido, perché poi voi sapete, cioè, morì con una specie di Alzheimer, diremo oggi. Aveva appena scritto La Logica, l'ultima cosa che aveva scritto. E questo, quando arriva questo medico, Kant fa per alzarsi dalla poltrona, facendo grandi sforzi, perché dice: devo rispetto alla dignità dell'uomo che è in lei, al medico. Quindi, per dimostrare la dignità come uomo a un altro uomo, lui, debolissimo, cerca di alzarsi in piedi. Ora, il concetto di dignità è sempre rimasto nell'ambito filosofico, non ha toccato per esempio la politica e la giurisprudenza. E dopo gli orrori della prima, seconda guerra mondiale e di, soprattutto dei campi di sterminio tedeschi, che nasce un pathos per la dignità. Ed è interessante che questo pathos si trova nell'articolo 1 della Costituzione tedesca, cioè la dignità è legata a questo, cioè che ogni uomo... noi nella nostra Costituzione ne abbiamo qualche cosa di simile, articolo 3 e altri, e quindi la dignità diventa uno scudo che si dà all'uomo, a ciascun uomo in quanto uomo, non cittadino, appunto in quanto uomo, come un'essenza di carattere, diciamo, ineliminabile, non si può togliere. Il problema è che, dal punto di vista teorico, trasformare la dignità in un'essenza dell'uomo, che l'uomo è essenzialmente degno di essere degno, ma regge poco. Perché storicamente questa dignità è stata, in termini giusnaturalistici, che l'uomo è degno per natura, non si era mai detto, ed è difficile dirlo. Per cui in realtà, questa è la mia opinione, l'attribuzione della dignità a ogni essere umano è un tentativo, come dire, preventivo, di bloccare qualsiasi ritorno a forme di barbarie, di tortura, di cambiamento. Quindi è qualche cosa che viene e deve essere difeso strenuamente, proprio perché è fragile. L'uomo ha bisogno di protezione, e dicendo, beh, quando poi c'è stato in Iraq l'episodio di Abu Ghraib, vi ricordate queste torture ai prigionieri, la soldatessa col cane, il prigioniero sopra una specie di scatola con un cono in testa, come si fa, faceva nelle scuole elementari per gli asini dietro la lavagna. Questa la dignità è legata anche all'umiliazione. E quando appunto Sir Isaiah Berlin scrive le due formule, le quattro forme di libertà, positive e negative, c'è tutta una parte sulla dignità che è molto interessante. Cioè, la dignità è il tentativo di dare all'uomo quello, ritornando a Kant, di considerarlo anche come fine e non solo come mezzo. Ma anche in Kant c'è una specie di attribuzione. L'uomo è non solo... non ha solo dignità, ma anche libertà. Ecco, in realtà, azzardo, queste attribuzioni, dignità, libertà, sono il frutto di processi storici che non hanno niente di naturalistico e che richiedono una vigilanza continua per non tornare indietro, per non regredire. Togliere la dignità a una persona, togliergli la libertà in senso politico, vuol dire sostanzialmente fare in modo che venga privato di quella che è la sua umanità. Allora, cosa implica questa estensione progressiva che c'è stata in certi paesi con dei ritorni? Beh, la Germania, ma non solo la Germania, lo può essere stata la patria di Fichte,
di Kant, eccetera, poi ha prodotto Hitler. Quindi niente è garantito di queste conquiste. Allora, quello che accennavo prima, come è stato possibile questa estensione dei diritti di libertà che prima erano ristretti al vir, alla ner, che ha come caratteristica la ner, l'andreia, cioè il coraggio, il nome Andrea, che si chiama così, il vir che dà virtus, cioè il cittadino perfetto, l'uomo libero è quello che è coraggioso. Ma è coraggioso perché? Perché sì, è logon econ, c'ha il logos, ma è il logos perché ha vinto la paura della morte. E lo schiavo, ripeto, è colui che, non avendo vinto la paura della morte, è degno di essere tale. Quindi cominciate a vedere questo rapporto, che approfondirò subito, tra il vero uomo, diciamo così, quello che ha il coraggio e ha il logos e ha il buleotikon, e gli schiavi, i barbari, che sono privi di questa caratteristica. Ecco, si pongono quindi questi problemi. Come è stato possibile in tutti i movimenti rivoluzionari moderni, dalla gloriosa rivoluzione inglese del 1689 a quella americana, a quella francese, a quella russa, tutti i moti rivoluzionari, quelli del 48, la Comune di Parigi, è l'estensione del modello della emancipazione dello schiavo che passa, come dice l'Internazionale, no, il canto su fratelli, su compagni, eccetera, eccetera, passa all'emancipazione dell'intera umanità. Questo progetto che sembra fallito con la fine dell'Unione Sovietica, con l'abbandono della Cina, insomma, nel mondo non gode più dello stesso prestigio, ma che ha segnato il destino di miliardi di uomini. E quindi questo processo tragico, ma nobile per certi aspetti, almeno nelle intenzioni, e poi degradato, perché sostanzialmente i grandi progetti hanno anche questa, sono grandi e cadono grandemente. Ecco, com'è che questo progetto è passato dall'emancipazione dello schiavo all'emancipazione dell'umanità attraverso un'estensione progressiva, che è una liberazione dal lavoro coatto, marxianamente dalla schiavitù salariata, e come questo fallimento, perlomeno come si sono svolte le cose ora, lascia aperta un progetto incompiuto, forse con altri mezzi, di arrivare all'emancipazione, all'autogoverno degli individui, alla fine di condizionamenti, lavoro coatto. E quindi che cos'è la libertà? Naturalmente è una domanda che non è ricevibile. Cos'è per certi aspetti? Beh, noi non ci rendiamo più conto di cosa sia la libertà. Per noi è come l'aria che respiriamo. Rosa Luxemburg ha dato un'immagine curiosa della libertà in democrazia. Dice che la democrazia ha questa fluidità, questa libertà nei rapporti sociali, perché è come una bicicletta, un ciclista che sta andando senza pedalare, perché le rivoluzioni hanno impresso la forza. Quindi le democrazie sono il risultato di questa forma violenta di instaurazione della libertà nelle rivoluzioni francese, russa, Rosa Luxemburg, in cui noi godiamo dell'energia di movimento impressa, che è un'immagine curiosa, però qualcosa di vero c'è. C'è soltanto le grandi rivoluzioni hanno innestato queste forme di liberazione. Passiamo alle ultime questioni relative, diciamo, al rapporto logos e polemos,
e soprattutto alla padronanza del tempo. Che tipo di rapporto abbiamo e avremo presumibilmente col tempo? Ecco, nel c'è una frase di Nietzsche che è abbastanza interessante. Mi sono portato l'iPad, ma ve la dico a memoria. È nei frammenti postumi del 1885. Nietzsche dice: il mondo greco si fece tiranneggiare dall'idea di Logos perché aveva paura il Logos, l'assolutizzazione del Logos, il Logos trasformato in tiranno, perché aveva paura di qualcosa di amorfo, degli istinti, di qualcosa di oscuro. Quindi, questo è il punto interessante, il Logos nasce in Grecia, gli si dà tanta importanza, il Logos diventa de rigueur, dice lui, col linguaggio dei biglietti da visita, di presentarsi con la cravatta, il Logos è de rigueur perché diventa tiranno, perché c'era una forza altrettanto tirannica che lo condizionava. Quindi il Logos è una forma di controllo, dico io, di vade retro rispetto a quelle forze che non si riuscivano a dominare. Quindi il Logos, aggiungo, ha un carattere polemico, è legato al polemos, perché è sempre in questa lotta che deve mantenere per combattere l'animalità. Chi non vince l'animalità, quindi è una lotta non soltanto contro il nemico esterno, ma contro il nemico interno. Qua c'è una bella, anche qua mi servo di una, come dire, in termini calcistici, di un assist dato da Horkheim e Adorno nella dialettica dell'illuminismo. Quando dicono che perché si formasse il carattere duro, virile, che in ogni infanzia e nella società uno si deve creare per mantenere la propria identità, che rischia di sgretolarsi nell'indeterminazione del mondo. Immagino che anche loro abbiano letto questo testo di Nietzsche. C'è questo sforzo che noi dobbiamo continuamente esercitare per, come si direbbe in inglese, pull yourself together, per ricompattarsi, per tenerci insieme, perché altrimenti, e questo accade nel sogno, in termini freudiani, noi per fare questo sforzo di mantenere il nostro io, il nostro self, dobbiamo esercitare continuamente una quantità di energia. Quindi l'identità non è qualche cosa di, anche se il termine ormai non si potrebbe più usare perché è stato abusato, l'identità è non qualcosa, un seme, come diceva appunto Rilke, che i bambini ce l'hanno piccolo, i grandi ce l'hanno grande nei quaderni di Malte, ma l'identità è una specie di costruzione, di cantiere sempre aperto che necessita i nostri sforzi. Per cui appunto quando noi ci abbandoniamo nel sogno o nella follia, tutte quelle cose diciamo disparate che non riusciamo a tenere insieme, che facciamo uno sforzo enorme per cacciare, ritornano. Quindi se ciascuno di noi, la società nel suo complesso, la civiltà ha bisogno della lotta contro l'immediatezza, contro gli istinti sia individuali che sociali, che tendono a soddisfazioni immediate, alla distruzione, si capisce che in società di scarsità economica, ma anche di scarsità, diciamo, di relazioni, il logos che abbiamo ereditato sia un logos, diciamo, guardingo, di combattimento, di forza. Domanda, sempre con il periodo ipotetico: se si riuscisse a avere un sistema tecnico, ma anche politico, sociale, in cui le macchine intelligenti, i robot, fornissero
gran parte dei mezzi di sostentamento di Ta Anankaya, allora questo bisogno di tenere sotto controllo degli schiavi, diciamo delegando alla macchina i compiti servili, cosa comporterebbe? Avremo sempre bisogno di una ragione dominatrice o avremo la possibilità di avere una ragione più ospitale, chiamiamola così, di non essere sempre costretti a stare in guardia e a dire vada retro. Guardate, un abbozzo di questo si trova già in Spinoza, per esempio, e cioè quando Spinoza fa la distinzione trinaria, ternaria, tra passioni, ragione e amore intellettuale, la ragione per lui è uno stadio intermedio, perché è sempre legata a una forma difensiva, deve fare d'argine alle passioni, quindi tutta la sua energia sta nel respingere le passioni. L'amor intellectualis, che forma, trasforma, quasi entra in aspetti tecnici di Spinoza, ma trasforma l'energia delle passioni attraverso transiziones in qualcosa che l'amor intellectualis, che nello stesso tempo, come amor è una passione trasfigurata, cioè una passione espansiva come la letizia, la gioia, mentre la paura no. Ed è nello stesso tempo una funzione che è intellettuale e guardate che intelligenza è diversa, c'è un accenno in Spinoza nelle lettere rispetto a ragione, a logos, perché l'intelligenza è intus legere, è qualcosa che entra dentro e raccoglie dentro. Quindi se, come ho detto altre volte, se il termine logos ha la stessa legen, verbo, ha la stessa radice di legume, cioè di raccogliere fave, piselli, separarli, il leggere, il raccogliere che c'è nel termine intelligenza è un raccogliere che però va in profondità, entra. Quindi anche la questione, poi ci sono di terminologia, logos, se me lo chiedete poi ve lo spiego, il nous, posso anticipare, ha la stessa radice di naso, il nous è in Omero la visione di guerrieri di distinguere con un colpo d'occhio in una mischia un determinato guerriero, o di vedere la stessa persona che passa attraverso un cespuglio, di riconoscere che è la stessa. Quindi nel nous c'è un elemento, come dire, intuitivo, intus di nuovo, cioè entrare dentro. Ecco, allora il problema che si pone è possibile togliere alla ragione il compito oneroso di star lì a fare la guardia, la fortezza bastiani, no? del deserto dei Tartari, nei confronti dei barbari che stanno arrivando, e dirottare questa quantità di energia in direzione invece di creatività maggiore, cioè fare quello che Leibniz aveva, come vi ho raccontato, detto a proposito dei pensieri ciechi. I pensieri ciechi li diamo alle macchine, così noi è una cosa servile, saranno le macchine i nostri schiavi, ma schiavi che non hanno bisogno, come dire, che noi interveniamo con la frusta, come succedeva nelle piantagioni di cotone americane. E quindi se noi siamo liberati da questo peso, quell'energia che utilizziamo per dire vada retro lo possiamo utilizzare diversamente, sempre c'è se e allora. Lasciamo questo grande punto interrogativo e passo all'ultima parte. Il tempo enorme che resterà libero man mano che si sviluppa questa società in cui robot, macchine intelligenti che imparano, questa industria 4.0, queste forme di la macchina 3D che rende, che democratizza la casa. Vi ho detto, ma lo ripeto,
mi sono rivisto questo documentario olandese, si può fare una casa in cemento o in mattoni con 4.000 euro. Quindi veramente ci sarà una rivoluzione economica per quanto riguarda, per esempio, ecco, se queste cose avranno diciamo effetto, la quantità di tempo a disposizione sarà enorme. C'è un bellissimo libro che vi consiglio, non so se è uscito in italiano, ha pubblicato Penguin in Stati Uniti e in Inghilterra, La storia del weekend, che è una cosa curiosa, lavoro massacrante tutta la settimana, la domenica dopo la messa o sbornie o ci si organizzava per qualche rivoluzione. La rivoluzione del 1830 in Belgio è nata così. Allora, però, perché la cosa che è interessante e carina, perché i barbieri chiudono il lunedì? Perché i barbieri, oltre, erano barbieri cerusici prima, facevano anche delle piccole operazioni, e avendo bevuto un sacco, non è che uno gli affidava al collo il lunedì. Questa è la storia che è molto carina. Ma il problema è questo: di tutto questo tempo che abbiamo a disposizione, quale uso se ne farà se questo tempo libero è, come dire, è prefigurato in modo tale che la gente pensi soltanto a divertirsi, proprio nel senso etimologico di cambiare, di prendere i diverticula, cioè invece la strada maestra prendere i vicoli laterali? E il problema importante è quello di organizzare, come dicevo prima, che la cosa più importante è il tempo della vita. Quale sarà il tempo della vita quando il lavoro non sarà così, diciamo, totalizzante come è stato nel passato? Sarà un elemento di dispersione, di diversione, di gioco, oppure ci sarà la possibilità di utilizzarne una parte per poter ricollegare se stessi a se stessi? Vi dicevo di questo Rosa, Helmut Rosa, in questo libro che appunto è intitolato Velocità, in cui dimostra che abbiamo tanto tempo libero però sembra di non averne, non riusciamo mai a fare quello che vorremmo perché siamo pieni di impegni. Allora, questo paradosso, che il tempo libero diventa un tempo che non basta mai, si può legare al fatto di, come dire, che la cosa più importante sostanzialmente è di recuperare a se stessi un tempo della vita. Cosa vuol dire recuperare a se stessi un tempo della vita? Vuol dire riconnettere le tre dimensioni del tempo, lo dicevo prima. C'è un bellissimo Cleante, che era uno stoico, mi piace questa parte qua perché è interessante, paragonava il nostro tempo a una gomena, cioè questa corda che serve per ormeggiare le imbarcazioni, e che quindi dobbiamo riuscire a sgomitolare noi stessi, il nostro passato, il nostro presente e in prospettiva il nostro futuro. E quindi invece di questa matassa, come dire, intricata, bisogna sciogliere, sgomitolare oppure, diciamo, districare la gomena. Ora, negli stoici c'ha questo significato, ricompattare se stessi, ricongiungere le tre forme. Io ci aggiungo, come diceva Wolfgang, essendo uomo di mare, ci aggiungo un altro aspetto, che la gomena serve ad attaccarsi alla bitta, cioè a quella specie di palo, di cosa che può essere di legno o di metallo, a cui si lega. Quindi la gomena ci ferma, ci stabilizza. E com'è che ci stabilizza? Ci stabilizza sostanzialmente nella riflessione, nella meditazione, attraverso l'uscita da questa deriva
di un tempo, come dire, che si srotola consumandoci. È un'idea che si trova anche in Seneca. Cioè il pull yourself together, oppure il ricompattare se stessi, implica che nel raccoglierci nella meditazione, che non dovete dare un significato religioso, ci torno subito, noi di fronte alla dissipazione del tempo, in cui viviamo, se il nostro presente vive separato dal futuro, noi cerchiamo di ricollegare la nostra storia a noi stessi e ci creiamo un tempo qualitativo, come il tempo della musica, il tempo di una sonata, può essere di un tempo di una sonata, di una parte, potrebbe essere, mettiamo 5 minuti. Quei 5 minuti non hanno niente a che vedere col tempo della musica o col tempo della meditazione. Per cui la nostra riflessione fa sì che, contrariamente a quello che diceva Pascal o che diceva Seneca, che noi non viviamo mai nel presente, perché siamo sempre proiettati o nel futuro o nel passato. Nel passato come rimpianto, come nostalgia, e nel futuro perché facciamo dei progetti. Così dice Pascal, finiamo per non vivere mai, aspettando di vivere, finiamo di non vivere mai. E come dice Seneca nelle lettere ad Lucilio, differrimus, mentre spostiamo gli impegni, finiamo per non vivere. Ecco, oggi invece, accennavo prima, Marc Auger, per esempio, noi viviamo nella simultaneità, soprattutto internet, cioè praticamente il tempo è come dire, virtualmente cancellato o rattrapito. E quindi noi abbiamo una percezione più legata al presente, un presente esteso. E il futuro, come dicevo prima, nelle nostre società, le nostre, in cui si avverte il sintomo delle difficoltà di andare avanti, le difficoltà di progredire, è la paura che ci blocca il futuro. Quindi, ripeto, il problema è quello di sbloccare il futuro, ma è una cosa che non si può fare a comando, è come il coraggio di Don Abbondio, non è che uno se lo può dare. E ritorniamo al problema della sicurezza. La paura scompare quando la sicurezza aumenta, più la sicurezza aumenta più la paura scompare. E quindi è inutile dire non pensate al futuro. La gente oggi, in certi posti, i giovani, sono questi 2-3 milioni di persone che non studiano, non lavorano, sono in Italia, non è che lo fanno perché sono dei bamboccioni, lo fanno perché hanno paura di non trovare niente. E quindi vivono in un presente, per così dire, esteso, perché il futuro è stato in parte desertificato. Naturalmente questo non vale per tutti. Uno che ha una vita tranquilla, un certo reddito, ha lavoro, può programmare la sua vita. Ma pensate a quanti nel mondo non riescono più a programmare la propria vita, soprattutto in certi paesi, una volta si diceva del terzo mondo, in cui sono cadute le tradizioni tribali o locali e quindi la disperazione prevale su... noi abbiamo l'idea del declino, loro hanno una disperazione in atto. Allora, per finire, cosa bisogna fare? Io non vi do una ricetta, ma per mostrare come gli uomini hanno escogitato già da tempo varie soluzioni, vi racconto una cosa che mi è capitata, in parte mi ha divertito, infatti mi ha fatto passare 4 mesi di studi buddistici, e cioè ho dovuto fare un incontro col Dalai Lama. Io di buddismo non so niente, quindi ho passato tutta l'estate, parte dell'autunno, a leggermi testi buddisti, e dovendo parlare di qualche cosa che so per paragonarla a loro, ho proposto di parlare con Sua Santità, come viene definito, come bisogna rivolgersi, della differenza tra la meditazione occidentale e quella del buddismo tibetano, perlomeno. Allora, meditazione per noi è Cartesio e Sant'Ignazio.
E la meditazione che cos'è? Prima di tutto la meditazione, prendiamo Cartesio per non moltiplicare gli enti, la meditazione è soltanto di testa, monsieur test, come veniva definito Cartesio da Valéry. Cioè è una meditazione che riguarda la res cogitans. Siccome parlando di Leibniz vi ho detto che in Cartesio la mente pensa sempre, senza interruzioni, e la meditazione è una forma di soffermarsi con la mente, ma con uno sforzo di focalizzazione su determinati problemi. C'è nelle meditazioni, io mi devo mettere in una situazione tranquilla, in un posto isolato, e così in merito. Guardate che il cogito, è una cosa che vale la pena ripetere, non si può tradurre penso, dunque sono. Cogito, coagitare, lo dice Cartesio, seconda meditazione e altrove, è amare, odiare, immaginare, sentire, pensare anche. Quindi è il parallelo degli atomi, della sua fisica, dei vortici, ciò che si agita dentro di noi. Tutti i contenuti psichici, diremmo, che si agitano contro di noi. Quindi il meditare non è soltanto basato sul pensare, ma tutti questi elementi vi partecipano. Qual è la posizione del buddismo? La posizione del buddismo, almeno un certo buddismo, perché poi anche là è come il cristianesimo, sono migliaia di posizioni, la posizione del buddismo è che non è la mente, ma il corpo che è delegato, ed è, secondo un'immagine dei buddisti, è come il sedimentarsi, dell'aceto sul fondo, lasciare, e poi non c'è sforzo, la mente deve essere lasciata libera. E quindi ci sono modi diversi, questo è molto interessante. Uno ricostruisce se stesso senza sforzo, con la corporeità, mentre noi abbiamo questa idea molto occidentale, europea, che poi è stata la forza che ha fatto conquistare il mondo, cioè questa idea di raggiungere dei fini sempre ulteriori, avanzati. E la cosa è finita che io ho fatto, gli ho detto non mi voglio convertire, però ho apprezzato molto quello che dice il Buddha, e cioè che io trovo, a parte una religione senza Dio, il buddismo, ma è la più liberale di tutti, perché il Buddha dice: io sono come una zattera che mi serve per attraversare il fiume da questa riva a quell'altra. Quando siete arrivati non dovete caricarvi la zattera sulla schiena, potete buttarla via e fate quello che vi pare, che è una posizione molto interessante. Quindi le strade sono molte, devo dire che più, soprattutto le signore, più che il Buddha, si guardava un grande attore buddista, immaginate tutti chi sia, che poi mi ha detto che lui ha studiato filosofia, e quindi che ha studiato soprattutto Berkeley, l'esse est percepi. Va bene. Quindi, come vedete, lo spettro di problemi che vi ho presentato e che ancora io considero allo stato fluido, perché ci sto lavorando prima che si solidifichi, è questo. Quello che dissi, quello che ho detto, ora sta a voi fare delle domande se ne avete voglia. Grazie. Abbiamo sentito in questi giorni il dibattito sulla dignità umana, cominciato nel 500 e ha avuto una forte spinta dopo la prima, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, che ha portato poi anche alla creazione delle Nazioni Unite, delle organizzazioni legate alle Nazioni Unite. Penso per esempio all'UNESCO,
che è stata sempre molto sensibile a tutto ciò che è stato prodotto intorno al problema della dignità umana e che ha reagito in modo molto molto chiaro quando è stato scritto qualcosa che potrebbe essere suonare qualcosa contro il concetto dei diritti umani, della dignità umana. Questa spinta è stata molto forte ancora negli anni 60-70, poi sembra di aver perso forza. Oggi già si sente molto di meno e allora la domanda che ne sarà il discorso sulla dignità umana nel futuro? Però voglio dare adesso la possibilità a voi di fare domande, vi prego sempre qua al microfono. Buonasera, io sono Lorenzo Stefano, sono dottore di ricerca in filosofia teoretica alla Federico II. Volevo chiedere al professor Bodei se, immagino chiaramente un argomento mi è molto caro, perché sono studioso di Anders, di filosofia della tecnica, recentemente mi sto occupando anche di problemi legati alla cultura digitale, se è possibile porre la questione della fine del lavoro e quindi del tempo libero senza comunque affrontare il problema di chi possiede i mezzi. Mi spiego. Nel momento in cui a detenere i mezzi di produzione è comunque l'imprenditore o il capitalista all'interno di un sistema comunque capitalistico di produzione o all'interno di quello che Anders chiama l'apparato, il mondo degli apparati, non si rischia in qualche modo di semplicemente esautorare l'individuo da un processo lavorativo e quindi porlo solamente a margine del mondo tecnico e quindi creare delle sacche praticamente di individui non individui? E una seconda suggestione sarebbe nel momento in cui l'individuo perde la sua funzione di lavoratore come lavoratore come insomma lavoratore fisico, non perde tuttavia la sua funzione di lavoratore in quanto consumatore. Sempre Gunther Anders poneva l'accento sulla figura dell'eremita di massa, ovvero del lavoratore a domicilio, che vedendo esautorata la sua posizione lavorativa nell'industria dal macchinario, tuttavia conservava in quanto consumatore la sua parte nell'ingranaggio dell'apparato Invert, per cui il tempo libero diviene nuovamente un fondo da cui il sistema tecnico capitalistico finisce per estrarre lavoro e estrarre capitale, estrarre in qualche modo valore. E come recentemente si è visto una questione di Google, di Big Data, la profezia andersiana è quanto mai attuale, nel senso che quando si parla di e-economy, il lavoratore non diventa più il lavoratore fisico, ma è il tempo libero stesso ad essere la base per la produzione tramite appunto l'utilizzo di software o di social network, la base per cui estrarre capitale. Quindi finiremo per lavorare nel tempo libero non accorgendoci. E quanto questa idea poi conforme un'effettiva idea di libertà o non sia una effettiva ulteriore forma di coercizione. Io sono nelle tesi di Jerome Lanier, che è un net criticist americano, recentemente ha pubblicato il libro, sicuramente lo conosce, You're Not a Gadget. Questo è concluso, grazie. Grazie. Sì, altre domande? Prego. Sì, io mi chiamo Leonardo Ursillo. Beh, innanzitutto mi scuso perché tra non molto un treno per Roma e purtroppo non potrò forse seguire tutti gli interventi e chiedo scusa per questo. Insomma, la mia domanda partiva da questo.
In un suo racconto di fantascienza, Asimov scriveva: la mente umana è capricciosa, una calcolatrice ci dà infallibilmente la stessa soluzione allo stesso problema ogni volta. Chi ci garantisce che la mente umana sappia fare altrettanto? E poi scriveva: calcolare senza calcolatrice, osservava uno dei personaggi di questo racconto, è una contraddizione in termini. Il racconto si intitola 9x7, in inglese ha un titolo molto più accattivante, Feeling of Power, e fu pubblicato dal suo autore nel 1958. Mi è venuto in mente, a partire dalle sue osservazioni, professore, su come in futuro gli esseri umani saranno chiamati ad affrontare una sfida che riguarda la loro intelligenza. Ossia, dovremo provare a diventare in qualche modo più intelligenti delle macchine per gestire questo problema. Ora, per portare questa domanda verso un terreno a me più caro, l'evoluzione, come sappiamo, l'evoluzione biologica, non è soltanto un processo progressivo, per dirla in termini barbari, ovvero dal semplice al complesso, ma può essere allo stesso tempo un progresso regressivo, ovvero dal complesso al semplice. Ad esempio, in la storia naturale è successo per gli occhi delle talpe o per le ali di alcuni uccelli ormai estinti chiamati dodo. Perché dico questo? Perché riflettevo sulla possibilità che lei ci ha posto, e, insomma, riguardo a questa questione dell'intelligenza. E la mia impressione è che oggi, e probabilmente anche per il futuro, se continueremo su questa strada, avverrà, come sta avvenendo in parte adesso, una selezione non naturale, una selezione di cui magari noi non ci rendiamo oggi conto, e che non è una selezione fra uomini e altri uomini, come dicevamo ieri nell'esempio dei cyborg, ma fra uomini e macchine. Dico una selezione non naturale perché non è la natura l'autrice, ma ne siamo noi, tutto sommato. Non solo perché le macchine sostituiscono direttamente le persone, ad esempio sul posto di lavoro, tema di cui che abbiamo affrontato, ma soprattutto perché cospicui spazi della nostra vita sono sempre più inglobati e passano di conseguenza alle macchine. Ma in sostanza, la mia domanda, se noi deleghiamo sempre più cose ai computer, all'intelligenza artificiale, non vede il rischio di una sorta di, tra parentesi, tra virgolette, regresso evolutivo dell'intelletto umano? Ecco il perché del mio riferimento al racconto di Asimov. Non crede che possa realizzarsi la perdita di quel senso di potere di cui, per il momento, siamo così soddisfatti? Ma non solo. Perché le macchine sono utilizzate in moltissimi campi, risolvono i nostri problemi, pensano per conto nostro. Probabilmente l'eccessivo contatto con queste macchine, se vogliamo continuare a usare questo termine, può minare e atrofizzare in futuro la nostra creatività. In sostanza, per concludere, non ritiene che si possa andare incontro ad un processo per cui fino ad ora siamo passati, come il titolo di questo seminario, dallo schiavo umano al robot, ma successivamente, partendo da quest'ultimo, a una nuova forma di schiavitù nei loro confronti, dovuta a un regresso delle nostre capacità intellettuali? Ossia, finiremo, probabilmente, non lo so, non è una previsione, è semplicemente una riflessione, in un mondo in cui non saremo più uomini liberi, come ha detto lei, perché non saremo più in grado di realizzare le nostre possibilità, che sono quelle proprie del nostro intelletto. Grazie. Sì, c'è qua. Sì, qua. C'è Buonasera professore, innanzitutto io chiarisco che purtroppo non ho avuto modo di seguire gli incontri precedenti e forse la mia domanda può essere anche dovuta a una insufficiente conoscenza di tutta la sua esposizione. Allora, la domanda è relativa a un punto che per ora non risulta chiaro. Cioè, lei ci ha parlato di una ragione che esercita un controllo, cioè una sua funzionalità rispetto al controllo delle passioni, insomma, classicamente, e quindi anche di forze oscure che sono latenti e che minacciano un'armonia sociale o anche di altro su piani diversi. Io quello che non sono riuscita a capire è in che modo l'evoluzione che sposta tutte le attività servili
diciamo, l'esmista verso l'automazione, l'automazione quindi anche di funzioni evolute, perché a questo punto non è più l'automazione di, diciamo, quella della rivoluzione industriale, ma parliamo di una delega molto molto ampia e come lei ben sa. Quello che vorrei capire è in che modo, dato che in qualche modo la ragione esercita questo controllo all'interno dell'uomo e quindi c'è un argine alle forze oscure che sono dentro di noi, quindi noi abbiamo due vocazioni, una alla libertà e una alla schiavitù. Le faccio un esempio proprio che mi viene in mente come donna banale, cioè in qualche modo noi abbiamo oggi una attività di cura della casa che insomma è certamente molto meno gravosa che un tempo, perché abbiamo delle macchine che ci liberano da tante mansioni, da tante incombenze che rendevano veramente la vita bestiale per esempio per molte donne, però ci sono tuttavia delle persone che tuttora vivono una forma di schiavitù che si autoimpongono perché dedicano una quantità di sforzi a lustrare la propria casa nonostante questi ausili e non hanno assolutamente, certamente hanno più tempo libero, ma insomma non si avvalgono appieno di questa, diciamo, di questa rivoluzione. Allora quello che io vorrei capire è Vorrei che lei ci aiutasse me e tutti gli altri a capire meglio questo passaggio, in che modo questa espansione del ruolo, diciamo, delle macchine può, e che riverbero, che riflesso ha sulla relazione fra libertà e schiavitù dentro l'uomo. Grazie. C'è la prima qua. Giampaolo Pepe, mi riconnetto al discorso che veniva fatto proprio ora sul rapporto tra una ragione, diciamo così, armata in qualche modo e il processo di civilizzazione, come lo chiamava Norbert Elias, ma è una questione che potremmo ritrovare anche in Max Weber con la sua razionalità che rischia di trasformarsi in una gabbia d'acciaio, o in Freud che lei, professore, poc'anzi citava, e vorrei per l'appunto citare anch'io un passaggio molto breve del disagio della civiltà di Freud per chiarire il mio punto sul rapporto appunto tra questa razionalità armata e quello che Freud chiama il disagio, definisce il disagio della civiltà. Freud dice: se l'evoluzione della civiltà è tanto simile a quella dell'individuo e se usa gli stessi mezzi, non saremmo giustificati nel fornire la diagnosi che alcune civiltà o epoche civili, forse l'intero genere umano, sono divenuti nevrotici per effetto del loro stesso sforzo di civiltà? Ho cercato di tenermi lontano dal pregiudizio entusiastico secondo cui la nostra civiltà sarebbe la cosa più preziosa che possediamo o potremmo acquisire e che necessariamente il suo cammino ci debba condurre ad altezze inimmaginabili di perfezione. Così perlomeno non provo indignazione quando sento il critico che, considerate le mete cui tendono i nostri sforzi verso la civiltà e i mezzi usati per raggiungerle, ritiene se ne debba dedurre che il gioco non vale la candela e che il risultato può essere soltanto uno stato di cose che il singolo trova per forza di cose intollerabile. Partendo da questa, appunto, citazione del disagio della civiltà, vorrei chiederle, sulla scorta anche delle riflessioni di alcuni autori contemporanei come un sociologo, Allen Ehrenberg, nella fatica di essere se stessi, oppure di Dardot e Laval nella nuova razionalità del mondo, o forse ancora di più in degli psicologi come Benassai, Hague e Schmitt nell'epoca delle passioni tristi. Per cercare di liberare questa ragione dura, diciamo così, armata, posto che i grandi rivolgimenti economici e tecnologici di cui lei parlava appunto potrebbero renderlo ammissibile, uno dei primi imperativi da perseguire non sarebbe quello di, proprio per liberare questa enorme quantità di energie, anche pulsionali, anche creative, quello di liberarsi da quello che appunto Benassai, Hague e Schmitt chiamano la psicologia del lupo performante, cioè quella psicologia tipica della società tardo capitalista, neoliberista, secondo cui ogni aspetto dell'esistenza
deve essere necessariamente sottoposto al vincolo della performance, anche quando non stiamo parlando appunto di attività lavorativa. Per esempio l'esempio che si faceva poc'anzi, quello del lavoro improduttivo casalingo, e ci sono degli studi su questo, è aumentato nonostante la grande disponibilità di tecnologie che rendono più semplice il lavoro di cura, proprio perché molto probabilmente, secondo questi studi, si sono innalzati gli standard della performance di chi fa il lavoro appunto casalingo. Grazie. E vuole ancora? Prego. Sì, prego. Dario Giuliano, allora due questioni veloci, una legate poi a due pensatori, Hegel e Nietzsche, sulla base delle cose che sono state. Intanto io ieri sono dovuto andare via prima del dibattito, quindi se fossero già venute fuori mi scuso in anticipo durante il dibattito di ieri. Una legata proprio alla questione dell'assenza di lavoro o dalla liberazione in qualche modo del lavoro. E qui mi viene in mente appunto lo Hegel, soprattutto lo Hegel su cui proprio lei si concentra. Io, il mio, come dire, rapporto con Hegel viene proprio mediato da due suoi testi fondamentalmente, Sistema e Epoca e poi quel saggio sull'economia politica in Hegel, quello, in quel libro che era proprio Hegel e l'economia politica curato da Weka. In quel saggio lei mostra chiaramente che Hegel, come dire, la concezione hegeliana si differenzia da quella kantiana, perché Hegel mette al centro del rapporto uomo-mondo il lavoro. E quindi in fondo questo mi viene da riflettere, ancora una volta si dimostrerebbe a partire da questa sorta di utopia realizzata o in via di realizzazione di una liberazione dell'uomo dalla condizione del lavoro, come dire, di questa nostra epoca specifica, farebbe sì che quasi si confermasse questa nostra epoca come un'epoca anti-hegeliana per eccellenza, cioè un'epoca proprio di fine, di immediatezza, nel senso proprio di caduta dell'elemento della mediazione, e l'elemento della mediazione, come lei ci ha insegnato, è proprio il lavoro. Quindi in qualche modo, e questo voglio dire a partire anche, a prescindere da Hegel, a partire dalla tradizione ebraico-cristiana, dal libro del Genesi, cioè il rapporto dell'uomo col mondo è un rapporto mediato dal lavoro, dalla condizione del lavoro. Quindi mi chiedo se dietro questa utopia non ci sia proprio una trasformazione dell'umano e una trasformazione che punta verso un pervertimento del rapporto dell'umano. L'altro poi invece è attraverso Nietzsche, a proposito di una ragione non belligerante o di una ragione disarmata appunto, mi è venuto in mente il Nietzsche della genealogia della morale, quando Nietzsche fa riferimento alla questione del cogito e del pensiero in generale come legato al rapporto creditore-debitore. In fondo per Nietzsche, come lei ricorderà, tutto si potrebbe modellare a partire dalla questione appunto dell'economico, dell'economia in generale, e come un dare e un avere. In fondo, come si ricorderà, Nietzsche dice, beh, in fondo quando si è pensato non si è mai fatto nulla di diverso che non fare dei conti sostanzialmente, e quindi di pareggiare o meno dei conti. I conti poi alla fine non tornano mai, nel senso che sono sempre, lo scambio è sempre ineguale, è sempre qualcuno a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di qualcun altro. Per cui il rapporto è proprio una sorta di rapporto debito-credito, è sempre in qualche modo a vantaggio di un debitore, il quale poi segna nel corpo stesso del debitore il suo, marca in qualche modo il suo debito. Quindi mi viene da porre questa questione. In fondo, anche dietro quest'idea di ragione non belligerante, non c'è l'idea di un'economia che possa svincolarsi dal problema e quindi dal rapporto debito-credito, cioè un'economia, come spesso si dice anche oggi, che non è un'economia finanziaria, cioè come dire, un'economia che possa prescindere completamente dal suo lato finanziario, in un certo senso. Qui mi viene in mente tutta l'utopia, anche su cui Pound, o prima di Pound, su cui Pound si appoggia, Douglas, no? si reggono. Grazie, mi avete posto una quantità di problemi che richiedono riflessione. Come al solito comincio dal fondo.
Beh, la cosa di Hegel è interessante perché con Hegel, già con l'economia politica settecentesca di tipo scozzese, nasce l'idea che il lavoro è centrale nella costruzione dell'umano. Per cui lo spirito in Hegel non è questa cosa contrapposta alla carne, non è un fantasma. Lo spirito è di allgemeine Arbeit der Menschheit, cioè il lavoro universale del genere umano, è la civiltà. Perché poi, se no sono termini questi qua, spirito, uno non capisce mai nulla. Perché il lavoro è centrale? Perché supera Kant? Perché in Kant c'è questa contrapposizione meccanicismo-finalismo. Invece il lavoro usa delle energie naturali, senza soggetto, meccaniche. Il vento soffia, il latte esce dalle mammelle delle mucche. E in un viaggio in Svizzera, quando era giovane, assieme dei precettori, quando lui era là, invece di guardare la bellezza delle Alpi e meravigliarsi, come dire, a bocca aperta, come facevano i romantici, lui andava a vedere come si fa il formaggio e ha detto una cosa a suo modo geniale, e cioè che il lavoro è l'uso astuto, appunto finalizzato, di queste forze, per cui con quelle cose che non servono agli uomini, il vento, il fiore di genziana da cui si fa le genepi, oppure i formaggi che si fanno col caglio, no? Mettendo nel latte un pezzo di stomaco dell'agnello, eccetera, eccetera, facendolo coagulare, si ottiene questo rapporto in cui la finalità non viene inserita dall'esterno, come pensava di far Kant nella Critica del giudizio. Il lavoro è questo elemento per cui l'uomo si inserisce in forze naturali senza scopo, per cui quello che diceva Voltaire contro i teologi: Dio non ha fatto questa sella del naso per cui ci appoggiamo gli occhiali, oppure non fa crescere il sughero perché ci facciamo tappi di bottiglia, e quindi non c'è una finalità esterna, il lavoro è finalità interna. Che il nostro tempo sia anti-hegeliano perché toglie le mediazioni, direi di no, nel senso che anzi le mediazioni le moltiplica, perché Hegel ragiona naturalmente un po' con un tipo di meccanica che verrà capovolta poi da Carnot, Sadi Carnot, che fra l'altro era un rivoluzionario in esilio in Germania, a Magdeburgo, lui lo va anche a trovare nel 1824. Cioè Hegel non conosce ancora quello che Carnot crea, delle modificazioni, delle trasformazioni, per esempio nella locomotiva, dell'energia termica in energia di movimento. Oppure come Marx vedrà un trenino nel 1851 all'Esposizione Generale di Londra, il primo modello di treno elettrico, quindi elettricità che si trasforma. Ecco, quindi Hegel ragiona ancora in termini diciamo di strumento, cioè il martello, oppure di macchina come quella, il telaio meccanico. Oggi con l'intelligenza artificiale o con le macchine più evolute ancora prima dell'intelligenza artificiale noi introduciamo un'altra mediazione, perché l'intelligenza che c'è dentro è sempre mediata in questo caso dagli uomini, da chi scrive, come si dice, il codice o l'algoritmo, da chi dal punto di vista amministrativo gestisce un'impresa, una fabbrica, da chi tecnicamente introduce l'algoritmo nella macchina, perché poi noi dimentichiamo una cosa, perché pensiamo sempre al computer, in realtà dovete pensare non solo all'automa ma a tanti altri strumenti, apparecchiature, dispositivi che hanno dei sensori e degli attuatori. Cosa sono i sensori? Un robot che vi ho detto che ha vista tridimensionale oggi, quelli di ultima generazione, possono vedere, possono sentire acusticamente. Il robot che è stato fatto all'Istituto di Tecnologia di Genova, che è fatto di 1,10 m come un bambino, c'ha la pelle sensibile,
Cioè può sentire la mano che stanno facendo per quelli che hanno perso appunto un arto al Sant'Anna di Pisa, non l'hanno inventata loro, perché la apparecchiatura meccanica più una pelle diciamo soft, ma questa pelle ha la capacità di sentire il caldo e il freddo, liscio e l'umido. Quindi diciamo ormai uno pensa all'intelligenza artificiale, ma deve pensare ai sensi artificiali. Questi qua hanno, si parla sempre metaforicamente, hanno dei sensi. Quanto, per quanto riguarda poi il credito e il debito, ma non ci ho pensato prima che ci pensi, certamente in Nietzsche, come poi è ovvio pensando anche al termine latino ratio, calculus, come calcoli renali, sono pietruzze, e quindi la ratio inizialmente è un calcolo. E quindi c'è ovviamente nell'idea di ragione questa idea, quella che Leibniz ha definito proprio con questa famosa esortazione, calculemus. Per cui calculemus, in un io ho parlato di pensieri ciechi, però vi ho detto che sono inserito in una specie di caratteristica universalis. Leibniz non lo dice perché, ma praticamente sta per dirlo: se arrivassimo a una caratteristica universalis, potremmo trasferire non soltanto il calcolo numerico, ma il pensiero umano in macchine. E quindi c'è sempre questo elemento di calcolabilità. Però quello di cui vi ho parlato nella prima lezione è che rispetto alla macchina calcolatrice, non soltanto di Leibniz, ma quelle più evolute di Babbage o le macchine elettrocalcolatrici, eccetera, i progressi che sta facendo oggi sia l'informatica, la robotica, eccetera, sono quelli che si sta passando da Deep Blue che sconfigge Kasparov, oppure da quella specie di computer che ha vinto Jeopardy, mi pare si chiama Jeopardy, che è questo gioco americano come il quiz di Mike Buongiorno, e che ha dentro di sé una specie di enciclopedia che si è mangiato, cioè ha visto l'enciclopedia milioni di pagine e ha risposto meglio dei concorrenti. Quindi si passa già a termini quantitativi, qualitativi, e la qualità non riguarda il pensiero, riguarda i sensi. Io a Pasadena ho fatto un esperimento che dimostra una cosa. Noi abbiamo dei sensi pubblici, la vista e l'udito, no? È reciproco, io vi vedo, voi mi vedete, parlo, mi sentite, parlate, vi sento. Ma se io tocco questo tavolo, voi non avete la stessa sensazione che ho io, perché il tatto non è pubblico, per non parlare del gusto. Allora, invece, a Pasadena ci hanno messo una dozzina di persone con dei sensori alle dita, un casco per la realtà virtuale. Tutti noi, 12, contemporaneamente sentivamo le stesse cose, perché i nostri sensori erano programmati per farci sentire la spigolosità di un cubo, oppure lo scherzoso programmatore aveva messo la bocca della verità che c'è a Roma, nella chiesa, in cui ci si infilava la mano e si mordeva, per cui istintivamente tutti ritiravano la mano indietro. E quindi c'è la possibilità di andare verso la qualità. Vi dicevo che si sta andando verso la simulazione delle emozioni, questo specie di robot bambino che interagisce con i bambini autistici e così via. Passando a quello che diceva Giampaolo Pepe, è la ragione armata, Freud, eccetera, come si fa a rendere l'ospitale. Ma intanto il problema della ragione armata e di disarmarla non implica affatto che la ragione diventa impotente, diventa semplicemente non difensiva. Come dicevo prima, le energie che gli vengono sottratte, per dire vada retro, una volta che certe cose non c'è più bisogno di imporle, mettiamo perché le fanno le macchine, sempre per esperimento mentale, implica che l'utilizzo di certe energie, visto che è stato citato Freud, la psicanalisi, come diceva in maniera molto spiritosa,
fa passare da un'infelicità patologica a un'infelicità normale. E quindi cosa fa? Se uno, diciamo, ha una nevrosi perché si porta dentro qualcosa che lo consuma, lo rode, che però lui non sa bene cosa sia perché è rimosso, togliere la rimozione, quindi far accettare quello che non abbiamo accettato prima, che abbiamo nascosto e che è rimasto incistato dentro di noi, che se anche il regime temporale è diverso, perché mentre io mi sviluppo quella parte è un passato che non passa, la psicanalisi, se, come dire, scioglie questo grumo di dolore. Cosa fa? Praticamente quell'energia che io usavo per la rimozione la posso usare per altro. Io non ci pensavo, ma qualcosa di simile accade nella proposta che vi facevo io. Una ragione che non ha più bisogno, come dire, di essere armata, repressiva, che deve stare sempre come nel deserto dei tartari, di Buzzati a guardia di questo arrivo imminente dei barbari, è una ragione che, insomma, non vorrei fare paragoni con la politica, perché in democrazia, in politica, c'è sempre un dot d'esse, c'è il compromesso che fa parte della democrazia. Dal punto di vista cognitivo non ci sono compromessi, però ecco, diciamo così, che è una ragione accogliente, accoglie, può essere, lasciatemi dire in questi termini giuridici, la ragione può diventare il tribunale di appello contro se stessa, invece di, come dire, di essere sempre allerta e paurosa ad affrontare quello che possono essere delle obiezioni, queste obiezioni le accoglie, le metabolizza e dà delle soluzioni. Quindi io conosco bene il Sartre, le passioni tristi, vabbè, è una versione spinoziana popolare, lui uno molto simpatico, un argentino che una volta è venuto a un convegno che abbiamo fatto assieme, ha detto: ma io, mi avete pagato il viaggio, per cui sono qui, non ho preparato niente, se mi fate delle domande vi rispondo, che ho trovato molto bello, lui fa lo psicanalista e cerca di scaricare sugli altri. Non mi è piaciuto molto come organizzatore dei convegni, ma insomma va bene lo stesso. Per quanto riguarda quello che diceva la signora, sì, le macchine ci scaricano di molti, c'è la cosiddetta tecnologia bianca, quella delle lavatrici, dei frigoriferi, eccetera, eccetera. Magari c'è un tentativo, come dire, evocato continuamente dalla pubblicità, di lavare più bianco, che più bianco non si può, ma attualmente le nuove tecnologie stanno arrivando in casa, ci sono già dei prototipi, c'è una disciplina che si chiama domotica, cioè nelle case, nella domus, arrivano i computer che vi fanno tutti i servizi essenziali, e c'è un computer che renderà, dicevo all'inizio, inutili le badanti, perché avrà quelle funzioni, per esempio, di accudire ai malati e alle persone anziane. Ancora ci sono dei problemi, perché consumano un sacco di energia, poi non sanno compiere certi movimenti, il movimento rotatorio non li riesce, per dire, oppure non sanno camminare perché rischiano di cadere. Però queste cose saranno risolte in poco tempo. Il problema poi è che sono più care di una, è vero che si ammortizzano, ma siccome una badante di una persona malata, a quanto pare conosco le persone che devono avere 3 badanti per 24 ore, e certamente nella domotica futura un robot si ammortizzerà nel giro di pochi mesi quello che costa per una badante. Una delle cose che interessanti, ho parlato di Rodotà, ne abbiamo discusso spesso, è che sta per già in funzione il cosiddetto internet delle cose, e cioè il vostro frigorifero di ultima generazione
è già connesso con un supermercato vicino a voi o con un negozio che vi dice quando sta mancando il latte o qualche altra cosa, e ve lo ordina direttamente, e avete una specie di carta di credito, di quelle che è meglio, di quelle che si usano uffici postali, che hanno 1.000 euro, perché non si sa mai, così subito caricano le spese. Ora, questo sistema porta anche alla, in che modo, dice, l'espansione si riverbera di queste macchine nella nostra interiorità? Beh, è tutto quello che ho cercato di dirvi sostanzialmente, naturalmente in maniera ancora, come dire, ridotta e compressa. E quello è il punto, in che modo si riverbera, come viene cambiato il nostro logos, la nostra capacità di decidere, cosa vuol dire per noi stare ai tempi con le macchine, poter avere una, quel margine che io dicevo, avendo più tempo, di superare questa antichità dell'uomo, perché quello che diceva Anders era legato al periodo della bomba atomica, cioè la tecnologia atomica così pericolosa, si parla del 57 se ricordo bene, è fatta in modo che l'uomo non riesce a tenere il passo. Ma con l'intelligenza artificiale i progressi sono molto, includono anche gli aspetti atomici, il lancio anche di eventuali bombe atomiche in una guerra, ma quello che è 100 volte più veloce o 1.000 volte più veloce rispetto al 1957 sono i progressi che si fanno mese per mese, direi quasi giorno per giorno. Sulle civiltà c'è un bel testo di un mio collega di Los Angeles, Diamond, quello sulle malattie, l'acciaio, la scimmia, su come muoiono le civiltà, e c'è l'esempio, secondo me, che uno dovrebbe tenere a mente rispetto per esempio alla politica di Trump che nega l'esistenza del riscaldamento globale. Nell'isola di Pasqua, in cui ci sono queste specie di statuone enormi, per trasportare queste statue su tronchi che rotolano, no? Si è disboscata l'isola. E quindi per motivi, come dire, culturali, cerimoniali, c'è stato questo declino, per cui quando sono arrivati gli spagnoli erano poverissimi, ora si mantengono perché c'è il turismo. Quindi le civiltà si autodistruggono, questo è un punto interessante, e non c'è niente da fare, secondo Diamond. Cioè, anche quando si ha l'acqua alla gola, si trova sempre, dice lui, come la tribù degli Azandi, in Africa, studiata da grandi antropologi, gli Azandi fanno la danza della pioggia. Se non funziona, non è che dico una scemenza, la danza della pioggia, no, c'è qualcuno che non ci crede. E così la cosa ricomincia. Beh sì, sono bravi. Allora, Leonardo. Beh, Asimov ha una certa capacità di previsione. Vi dicevo che le tre leggi sulla robotica, che non devono, e che i robot non devono andare contro gli umani, le formula nel 1942. In questo racconto 9 volte 7 c'è l'idea di essere appunto diversamente intelligenti, che si può essere rispetto a quello che dice lui. E poi naturalmente come ho già accennato altre volte, il rischio che comporta l'intelligenza artificiale, la fidarsi alle macchine, è che veniamo contagiati dai pensieri ciechi. Cioè che è come chi disimpara per esempio la tabellina pitagorica, perché tanto col telefonino fa i calcoli. Cosa vuol dire questo? Va benissimo, però se uno non ha in mente certe cose e delega tutto per esempio alle banche di dati, non avrà presente nello stesso momento questo elemento di creatività, e il dover ricorrere continuamente a Google per fare queste cose blocca o rallenta
il pensiero. Poi è vero che ci può essere un regresso evolutivo, ci può essere. Beh, io ricordo che Stephen Gould, questo grande insomma, zoologo di Harvard, ha fatto l'esempio del tritone, oltre che della, il tritone è una specie di lucertolone che sta in profondità in queste caverne, che aveva gli occhi ma la vista gli è andata via perché al buio di queste caverne non gli serve. E questo è un grande problema che non riguarda solo la scienza. Quando prima ho parlato della Germania che ha avuto tutti questi grandi filosofi, scienziati, che anche durante il nazismo ha avuto dei grandi fisici, eccetera, così come la Russia di Stalin, che ha avuto dei grandi studiosi, e come è stato possibile in termini habermasiani che la dittatura abbia coesistito con una pratica comunicativa di tipo strumentale, cioè la scienza può funzionare in qualsiasi dittatura a meno che come ai tempi di Lysenko in Russia non si impongano certi dogmi dall'alto che contraddicono l'esperienza, o Stalin non diventi il grande linguista ho fatto i tempi in cui c'era la scuola di Tartu, figuriamoci, Stalin era il grande linguista. Quindi esistono questi problemi di regressi non solo evolutivi, e quindi c'è l'atrofizzazione. Sì, è un rischio, però voglio dire, è un rischio che dipende intanto dal singolo e poi dall'organizzazione. Se noi siamo in grado, come diceva la buonanima di Leibniz, di far svolgere le cose che possono svolgere tranquillamente macchine, strumenti, intelligenza artificiale, però il tempo libero, come dicevo prima, noi lo utilizziamo per crescere su noi stessi, beh, allora voglio dire il pericolo dell'atrofizzazione attraverso un sistema scolastico, attraverso diciamo la gioia dell'imparare, cioè un tipo di educazione che fa sì che anche l'autoimprenditività porti al piacere di produrre e creare qualcosa. Ma vi rendete conto, parlando di questa grafica in 3D, che voi potete costruire una casa con 4.000 euro, ma potete fare qualsiasi cosa. Cioè, questi strumenti sono protesi, diciamo, impressionanti in tutti i campi per quanto riguarda la, non devono essere vinti, dicevo, non c'è una gigantomachia che porta a due retoriche contrapposte, quelle del vittimismo e quelle del trionfalismo. Il problema è, giusto, è chi possederà questi strumenti, quelli che non possiedono cosa si può fare, quale tipo di educazione ci deve essere. La prima domanda per me è quella molto interessante dell'eremita di massa di cui parlava Anders. Quindi c'è certamente un'esautorazione del lavoratore, nel senso che con questi strumenti di intelligenza artificiale il modello della catena di montaggio, dei gesti ripetitivi, meccanici, noiosi, non c'è tendenzialmente più. Se andate anche alla Fiat o FCA come si chiama ora, vedrete che la maggior parte degli operai stanno a controllare questi bracci robotici che compiono certi movimenti che sono di una precisione assoluta, molto più precisa di quelli che gli umani facevano la catena di montaggio. Questo esautoramento porta però non solo il vantaggio di non compiere gesti ripetitivi, ma il fatto, come scriveva Simone Weil, che era la sorella di André Weil, il grande matematico del gruppo Bourbaki, che ha rivoluzionato la matematica tra le due guerre e dopo, diceva che il rischio nel 41-42, nella corrispondenza col fratello che è stata pubblicata da poco, diceva che il rischio ipotetico per lei che c'è
è che la gente sia governata come matematica da degli automatismi che esimano le persone dal pensare. Cioè che, come quando uno, appunto, diceva Max Weber, vi ho ricordato, va in tram e non ha bisogno di sapere come il tram funziona, e invece di utilizzare il tempo che sprecano invece quelli costruiscono i tram, i fattorini, il guidatore, eccetera, eccetera, lui prende e lo usa e poi fa altre cose. Ecco, il problema è dell'uso di questi strumenti. L'uso di questi strumenti deve riguardare come funzionano gli algoritmi. Noi dobbiamo avere una garanzia politica che non siano segreti e che non il loro funzionamento, non la loro stringa di simboli venga di dominio pubblico, ma semplicemente che ci facciano sapere quali scopi hanno questi algoritmi, possibilmente di chi sono, ma poi per il resto chi li usa o chi ne fruisce non ha bisogno di essere... edotto su queste. Quindi è vero, c'è un'esautorazione, ma questa esautorazione, se di tipo sostitutivo, che macchine eccetera compiono dei lavori che ci lasciano liberi di fare altre cose, naturalmente possibilmente con un salario, facendo degli altri tipi di lavori, cambiano. E poi c'è l'ultimo problema che riguarda il tempo libero, che un po' è stato citato Lanier. E beh, la nostra cultura, diciamo media popolare, è una cultura di marketing, cioè è una cultura in cui le opinioni hanno lo stesso valore propagandistico che, diciamo, è privo di criteri di verità. Cioè l'importanza è che abbiano una certa, come dicono gli spagnoli, devono essere contundenti, devono colpire. Per cui, per esempio, la reclama delle automobili non è che stanno a dirvi che su io la BMW c'ha questo, c'ha quest'altro. No, mi ci mettono un filmino in cui c'è la gente che passa, tutti a ridere, insomma il cane che viene caricato, chi se ne frega. Cioè il problema non è quello di darvi conoscenza, è quello di agire sui desideri acquisitivi ed evocare in maniera subliminale, ma in maniera anche esplicita, diciamo, richiami di tipo sessuale, di tipo, come dire, di promozione sociale, perché chi ha la macchina o chi beve un certo tipo di whisky naturalmente è elevato. È come la storia delle griff, cioè il fatto, io mi vergognerei per esempio di dover portare, se fosse una donna o un uomo, una borsa col titolo grande così di chi è la proprietà. Però io non demonizzo nessuno, però è il nostro tipo di società in cui è stato sdoganato il desiderio. Questo è un punto cruciale, secondo me. In che senso? Per millenni l'umanità ha vissuto nella scarsità. Io ricordo sempre, a proposito di Cleante, che ho citato prima per la Comona, che è un grande personaggio, un altro detto: se vuoi essere ricco, sii povero di desideri. Oggi tutta la nostra economia è basata sul desiderio, è basata il consumismo stesso, che ha salvato la società industriale, come appena accennato, è un modello di continua acquisizione di beni, per cui il desiderio, che prima era vietato, cioè bisognava accontentarsi, oggi non c'è bisogno più di accontentarsi, anzi si fa male a non accontentarsi. C'era una domanda che mi avevi fatto tu, Wolfgang, che forse è un po' difficile da rispondere, e ne parliamo in privato, ma è certo che, insomma, io ho cercato di gettare un po' dei semi di riflessione, perché
è difficile, mentre si vivono determinati eventi e fenomeni, averne una percezione chiara. Normalmente queste cose si hanno a posteriori. Lasciatemi fare una piccola polemica contro i miei amati autori, per esempio Hölderlin o Hegel. Mi vado sempre più convincendo che lo Zeitgeist si capisce solo dopo e che siamo tutti scollegati, siamo sfasati rispetto allo Zeitgeist. Cioè, dal punto di vista statistico ci sono dei movimenti che riproducono e che oggi appunto con i big data si possono disaggregare. E quindi forse l'unico che capisce i big data è quello che ha dei grandi dati, miliardi di dati, e capisce dove va, ma lo capisce in base alle domande che si fa, cioè quale orientamento politico c'è, quale orientamento religioso, cosa compra uno. E quindi lo Zeitgeist forse andava bene in società molto più meno frantumate, meno elaborate, dove la tradizione aveva questa forza coagulante di dare delle direzioni, ma in una società, anche se non ha ragione Louis Dumont, atomizzato comunque con tante possibilità, sapere dove stiamo andando è come tirare a indovinare. Insomma, si ritorna come all'età di Baltasar Gracián nell'oracolo manuale o arte di prudenza, in cui diceva che oggi sapere dove si va è come andare a interrogare l'oracolo. Ed era una cosa che aveva osservato Machiavelli, secondo me andrebbe la pena fare una bella ricerca di dottorato. Machiavelli diceva che viviamo in un'epoca così complicata che è fuori da ogni umana coniettura. Cioè, per questo la ruota della fortuna sta girando così velocemente, che è necessario lo spirito giovanilistico, non di chi ha accumulato l'esperienza come i vecchi che sono rispettosi, dice lui, che vanno bene per i tempi normali. I tempi, come dire, in cui siamo di fuori di ogni umana coniettura, ci vogliono gli audaci, quelli che appunto come i giovani la fortuna la sottomettono, che è un grande insegnamento. Cioè, noi viviamo in un'epoca in cui, soprattutto guardando al futuro, tanto di più, è fuori da ogni umana coniettura. Ci arrabattiamo per capire qualcosa, ma io spero che, come diceva Baudelaire, l'ala della stupidità non mi abbia sovrastato, che appunto socializzando quello che penso di aver imparato si possa cominciare per me a riflettere di più attraverso anche quello che mi avete detto, e per voi di cominciare a pensare che quello che sembra lontano è già arrivato e che queste trasformazioni ci sono già, e quindi è meglio, come dice qualcuno, farsene una ragione, perché nolentes fatatrant, volentes ducunt, che mi sembra un grande insegnamento detto in latino. E vi ringrazio.